E ciao 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 popolo di Screenword, benvenuto, ben ritrovato in live. Buon pomeriggio a tutti quanti, vi vedo già belli in live, carichi e con le battute a mille, quindi ottimo, mi piace. Considerate che noi nel pre-show ci stavamo già un po' scaldando, a tal punto che sembrava quasi che fossimo in live e quindi abbiamo detto dai, cominciamo immediatamente. Cosa facciamo oggi? Oggi parliamo di un film che è arrivato settimana scorsa al cinema, Mixed by Harry, il nuovo film di Sydney Sibilia. Non vedevo l'ora di parlarvene, in realtà anche su Screenword ne abbiamo parlato, scritto, interviste e cose varie, però era anche giusto quanto è bello quando i film ce li raccontano non solo i registi, ma anche i loro protagonisti, per scoprire anche un pochino in retroscena, tra l'altro film ambientato negli anni Ottanta e con protagonisti ragazzi giovanissimi, quindi sono anche curiosa di sapere se loro, nel loro immaginario, nell'immaginario loro genitori, nell'infanzia, insomma, Mixed by Harry è ancora così forte. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, perché tanto insomma loro parleranno molto più di me, siamo proprio belli strong. Ve li presento subito così in carrellata. Beh, cominciamo dal maestro, come giustamente me l'hanno presentato loro, Sydney Sibilia. Ragazzi, no, vi prego, dai, Che come comincia. tutti i registi che si rispettano, in live hanno sempre le luci crepuscolari, no? Sempre con questa illuminazione. No, ma è bello, Sidney, mi piace, mi piace. Posso migliorarla questa cosa? Puoi Puoi ridurla? migliorare. Mi piace questo, però questo giallo è anche caratteristico dei tuoi film, tra l'altro, uno dei tanti fil rouge che ti porti dietro. Che è il mio colore preferito, il giallo. Avevamo Sai, da quando ero intuito. piccolo, ho varie cose già. E non mi vedi bene? Ammetto, No, 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 sparo. ti vedo, ti vedo, ti vedo. E Ok, che è sempre molto bella, molto pure anche la libreria. C'è anche del giallo nella libreria, effettivamente. quello mi sa che sono cose tipo Feltrinelli, vale? Secondo me sono Stile libero. le strade blu di Mondadori, forse può Ah, essere. Vabbè, può comunque. essere, sono quasi punti di credito lì. Mi chiedono se l'intervista è un falso originale, ovvio, certo. Certo, Mi certo. pare Ci logico, mi pare mancherebbe. normale. Allora, io direi di partire dal più grande al più piccolo, secondo la famiglia Frattasio, secondo me. Potrei Che fare credo tutto. che corrisponda anche alla realtà. Alla data di nascita, benissimo. Quindi comincerei immediatamente con Giuseppe Arena, che è Giuseppe Salve. Frattasio. Salve a tutti. Ciao Giuseppe, benvenuto. Ciao, Poi grazie mille, abbiamo il grazie. nostro sognatore, Enrico, giusto? Enrico è quello di mezzo, no? Lo Sì, ricordo bene. Ok, quindi Luigi Doriano. ciao a tutti, sì, devo dire a Cattano pare luce prima di fare questa live, perché subito ci siamo fatti riconoscere, hai subito Ma cambiato sai stile, che, ecco, mi sembra no, luce. momento, mo faccio vedere, mo vi faccio vedere qua e diventa stadio. E poi, come ha detto Sidney, direttamente dallo spogliatoio del Napoli abbiamo Emanuele Palumbo, che invece è il nostro angelo angioletto. Sembra, Salve, ti salve. ricordi mai dire gol, no? Che facevano i collegamenti, da secondo c'è il grillo dietro. Dallo spogliatoio del Napoli, Citofono! dallo spogliatoio del Napoli mi sento. È vero, ce l'ha un po' questo effetto. Tra l'altro, Emanuele, qua in chat c'è un nick interessante, particolare. Io sono qui per Emanuele, però a quanto pare il tuo posteriore è particolare, è un Io ringrazio, poi Comunque, in ci realtà in sono. chat ci sono tantissime persone, quindi ciao a tutti ragazzi, benvenuti, ben Ciao a tutti ritrovati. ragazzi, che bello. Quelli nuovi, quelli. Allora, qua abbiamo un Sydney direttamente dagli studi Rai, ci avevi detto, quindi. No, sono tornato, cioè vengo dalle Vieni, cose, perché vieni, io faccio dal pomeriggio di Rai 1 perché sennò mi sento vecchio, vieni. allora devi Alle live su fare Twitch. alle live su Twitch, che infatti poi là gliel'ho detto, ma vado che c'è una live su Twitch. Loro non sanno che è, però dice, ah, non hanno capito, ah, dai. Secondo me manco Invece, tu lo sapevi no, così bene. pensa. No, ragazzi, scusate, io c'ho Tanti anni fa abbiamo svezzato Sydney alle live su Esatto, a Twitch. parte che grazie a Gabriella faccio danni. Ma poi io ho anche giocato a PES una volta online su Twitch e una persona mi ha anche visto. Una però. Ma non Vabbè, avevi però una cameretta così, no, no? no, Vabbè. non ero in cameretta, però insomma è stata una cosa anche che mi ha reso orgoglioso. Vedere uno che ti guarda giocare, ho detto, ah, vedi, comunque piace come gioco, che è una cosa che mi ha.
cioè non mi ha lasciato indifferente. Tu cosa ne pensi, Luigi? Perché prima Sidney ci ha svelato che Luigi è un grande campione di FIFA. No, campione non vero, esagerato, non mi diverto, non sono un campione, ragazzi, troppo, mi sembra eccessivo, troppo, non faccio... No, è al limite del pro. È al limite del pro. Si può dire questa cosa, Luigi? È un pelo sotto il pro. È una roba... Io ho cercato anche di farmi fare l'anno scorso, dopo le riprese, visto che non stiamo qua a parlare di videogiochi, se no ci stiamo tre. E ci abbiamo avuto... ci ho detto, Luigi, ma insegnami delle cose. In modo perché, vabbè, insomma, su FIFA, perché io poi giocavo a PES e a un certo punto PES, tipo, scusa, almeno l'hanno fatto estinguere. E Luigi mi ha fatto una lezione di mezz'ora e in mezz'ora ho capito che non mi poteva fare nessuna lezione perché mi fa solo lezioni advanced e io ero troppo, le fa a pagamento, quindi siamo qua anche a fare questa piccola promozione, se ci avete i soldi vi consiglio a giocare a passare un bellissimo, a livello successivo a FIFA. Fu un bellissimo Barcellona Guadalajara 1-8, esatto, sarà con guarda. Ma parliamo del film. Allora, io vorrei partire, Sidney, prima di chiederti, partiamo proprio dal principio e poi arriviamo pure ai ragazzi. Come mai proprio Mixed by Harry? Anche perché abbiamo detto, proclamato Sidney il santo patrone della rivincita dei nerd, visto che effettivamente a modo suo è il terzo film, ora smetto quando voglia, una saga, lo consideriamo una trilogia, un unicum, è il terzo film dove effettivamente i sognatori, che sono un po' considerati come gli ultimi perdenti alla, no, il club dei perdenti alla King, poi in realtà riescono a realizzarsi. Ognuno però effettivamente con delle metodologie al limite dell'illegalità, per non dire proprio illegali in realtà. Sì, mi è venuto in questi anni istintivo, sarà che poi questo è diverso dagli altri, questo è più personale ancora come film, e si vede che c'ho questa cosa, essendo stato io nerd, che ha fatto pure giurisprudenza, unisco le cose, mi vengono questi film così. Tra un nerd che sfida la legge, poi devo capirla bene questa roba. Però mi piace le storie di riscatto, no? Di rivincita, di sogno napoletano americano in questo caso. Cioè, comunque, insomma, poi in questo caso è tipo i DJ a Forcella, non è che ce ne sono tanti, quindi è una storia di un ragazzo che vuole fare il DJ in un posto dove i DJ non ci sono, e anche... di registi nel mio quartiere a Salerno non ce ne sono tanti, e quindi mi piaceva questa cosa di... sono diventato più grande, è normale, sei diventato più grande, si chiama regia, non vorrei insegnarti. Lo fai, ho sentito un click e sono questo, no, solo questa roba qua, poi sì, essendo nerd pure io cerco di parlare di me, quindi mi affascinano queste storie di riscatto. Come mai proprio quella di Enrico Frattasi? Ho trovato la cassetta a casa, ma... Allora, no, questa cosa è interessante, perché ho trovato la cassetta, dico sempre che ho trovato la cassetta a casa, però poi sono andato a Salerno, siamo andati a fare il saluto in sala, no? E sono andato un attimo a casa mia a vedere se veramente c'era sta cassetta, e c'era, e mannaggia ce l'ho nell'altra stanza. E quindi c'era, è diventato tutto verissimo, e ho scoperto che cassetta era. Erano tre compilation di colonne sonore di film. Ah, pensa! Mixed by Harry. E erano proprio, poi ve le fotografo. Erano tre compilation mixed by Harry di colonne sonore, di tutti i tipi poi ovviamente, ed erano le mie cassette mixed by Harry. Che figata! Invece voi ragazzi, Giuseppe, Luigi, Emanuele, lo conoscevate? Se sapevate la storia di Mixed by Harry, o è stata una novità con Sidney? È stata una novità, sì. Diciamo che assolutamente conoscevamo le cassette le conoscevamo. A me è capitato di sentire, di ascoltare musica dalle Mixed by Harry, magari in macchina con il nonno, io. Però non conoscevo minimamente la storia, non conoscevo Harry, non conoscevo tutto il trascorso, insomma tutto quello che c'era dietro queste piccole cassette che mi limitavo ad ascoltare appunto in macchina e basta.
Ecco. Ah, vedi, però comunque le ascoltavi in macchina, vedi? Questa cosa è bellissima. Sì, 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 in macchina di mio nonno ne sono certo di averle ascoltate, perché... Ma Gabriele, quelle erano solo quelle, c'erano, cioè, non è che c'era tanto. Sì, sì, ma infatti pure io l'ho chiesto a mia mamma poi, eh. Io poi dopo aver visto il film l'ho chiesto a mamma e mamma ha detto certo, ovvio, tu se vai a casa le trovi ancora. Perché capito, mia mamma è di fuori grotta. Ma io ce le ho, qualcuna ce le ho qui, fuori ce l'ho qui, ce l'ho qui conservata, perciò ne sono sicuro, capito, del fatto che le ho ascoltate, perché ce l'ho qui a casa, quindi... E poi sto notando un sacco sui social che tantissime persone se lo ricordano e hanno ancora le cassette. Io ho fatto un video su TikTok dire, ma un sacco di gente, tutti super fieri, contenti. Ah, ma la musica l'ascoltavi solo in questo modo? Anche perché c'è da dire una cosa, che in quel periodo l'accesso alla musica era quasi proibitivo perché costava veramente tanto, non era facile effettivamente. Costava tanto e poi non era ovunque, più che altro, questo è il discorso. Certo. Esatto, esatto, è quella un po' la cosa. Cioè, no, poi le cassette sono state una cazzata proprio dell'industria discografica, che intanto si fa degli autogol, cioè loro passano dai vinili, per i Walkman era stato fatto, no? Perché sì, così potevi postarti la musica appresso. Però l'hanno messa su un supporto copiabilissimo. Mm-hmm. E si sono unite varie, si sono allineati i pianeti, nel senso dei fantasmi, perché... I fantasi industrializzano la pirateria, diciamo, quelli che ti vendevano le cassette vergini all'ingrosso, molte multinazionali guadagnavano tantissimo sulle cassette, che costavano delle cifre, diciamo, cioè c'erano dei margini ampissimi, dei margini ampissimi. In più una cassettina usava tipo 18.000 lire, 20.000 lire, erano dei prezzi assurdi, e quindi prima che tutto questo diventasse digitale si è passati attraverso questa rivoluzione in cui la musica mondiale si è dovuta riadattare, dicendo, vabbè ragazzi, abbiamo fatto una cagata, abbiamo sbagliato il supporto, adesso passiamo ai CD e con la digitalizzazione la pirateria finirà. Ma tu ti rendi conto? Che è pazzesca sta roba, è incredibile veramente. Considerando che adesso invece la musica appunto è gratuita e... È tutto, sì, infatti. Invece, come hai trovato questi tre ragazzi? Perché io prima glielo dicevo, poi voglio saperlo anche da voi. Il film funziona perché Sidney è molto bravo, ma funziona soprattutto perché loro sono straordinari. Hanno una chimica che sembrano veramente fratelli, più che altro. Cioè, proprio quel botta e risposta tipico di chi ha una familiarità da tanto, tanto tempo, insomma. E questi ragazzi che voi li vedete così, dici, ma oddio, come sono sti ragazzi? Invece sti ragazzi sono tre attori incredibili e non lo diresti. Vabbè, a parte Emanuele che è anche massaggiatore del Napoli, però altri, ma questa, scusami, Emanuele, ma questa è la tua stanzetta? No. Dove sta? Questa è a casa di mio figlio. Da casa mia. E che vive in questa... Ma non è la camera di mio zio. Non è la camera di tuo zio. Che pensate da questi... No, ci stanno vari forze... In più, lo posso mettere questi... No, no, per carità. Comunque, sono tre attori incredibili. Noi con Francesca Borromeo, che facciamo tutti i casting, ci siamo chiusi nella solita stanzetta a Roma e abbiamo cominciato a fare i provini. E all'inizio è partito, vabbè, ma sto film è facile, a Napoli tanto sono tutti bravi, sai, una cosa proprio così, ma è a Napoli. Però poi dopo i primi provini tremendi, perché diciamo i miei film sono anche molto scritti, quindi servivano proprio degli attori che avessero i tempi comici, che avessero le pause, insomma degli attori tecnici in qualche modo. Quindi ricominciamo, cambiamo tutto e togliamo di mezzo questa cosa dello street casting che ci sembrava la strada giusta, e cominciamo a cercare le varie scuole di recitazione. Ma adesso si fa tanto con i set tape. E il primo che ci balza all'occhio è un ragazzo che veniva vestito sempre, tutti e tre venivano vestiti spesso uguale, per scaramanzia. Era un portafortuna. O per scaramanzia o per guardaroba, diciamo, non proprio. Limitato.
il primo che arriva è Emanuele Palumbo. Emanuele Palumbo viene con maglietta. Adesso si veste benissimo, devo dire, in realtà. Si è migliorato tantissimo. Ma se lo conoscevi, tipo un anno e mezzo fa, due anni fa, e lui aveva questo pantaloncino mimetico, che c'avevo pure io, tra l'altro. E quindi siamo tutti e due questo pantaloncino mimetico. E fa un provino bellissimo, no? E noi, in qualche modo, lo prendiamo. L'unica cosa che facciamo, non glielo diciamo, pensiamo di non dirglielo. Diciamo, vabbè, tanto ormai l'abbiamo preso. E gli diciamo, non tagliamo i capelli, non ti tagliare mai i capelli. Intanto lui fa anche altri film, perché fa a Cannes con Nostalgia di Mattone, ha gli stessi capelli, perché gli avevamo detto di non tagliarli. Quindi lui va là e dice, ragazzi, i capelli non me li posso tagliare. E vabbè, io facciamo così. Meno male che Mattone è sportivo. E poi arriva Peppe che con questa sua maglietta bianca, poi buongiorno, vi faccio vedere i provini perché ce li ho, e poi chiudiamo con Luigi, a cui comunico questa cosa del film. Eri a Salerno. Passeggiava, io un'ansia addosso, perché uno che ti dice vogliono fare una video call con te, dopo che hai fatto tipo 10 provini, 10 self tape, arriva, faccio questa video call e mi trovo a Sydney con una nonchalance incredibile, passeggiando sul lungomare di Salerno, che mi fa, vabbè, ma sono aspetta, ti sei perso un attimo, ti ero un attimo bloccato, una suspense incredibile. Hai detto, e mi fa? A che ero arrivato? Ah, mi fa? Nonchalance, e ti sei fermato così. Con nonchalance, e mi fa, vabbè, ma noi ti abbiamo preso, ma vedi tu che vuoi fare. Così, dal nulla. E faccio, vabbè, in che senso? E mi stacca, così. Va bene, ciao. Sei brutale, se ne va, quindi. Bene, qui è stato un proprio così, bene, ottimo. E quindi, insomma, li abbiamo... E poi, una volta presi, facciamo un paio di letture. E quando le prime letture mi rendo subito conto che non c'era bisogno più di fare letture, perché erano bravissimi, quindi non è che di solito si fanno anche più prove, ma con loro non c'era bisogno. E anzi, c'avevo pure paura che poi magari entrava, anche se poi loro, che ne so, ci sono alcune scene che la maggior parte in realtà delle scene cercavo di vederli sempre tutti e tre in campo, proprio esatto, per valorizzare questa tecnica che hanno. E poi a un certo punto però bisognava creare la fratellanza, e qui subentra una strategia che abbiamo avuto l'idea l'ha avuta Camilla Fava del Piano. Camilla, che ha prodotto questo film con noi, a un certo punto dice, secondo me i ragazzi li dobbiamo chiudere in casa. E poi il grande fratello, beh, chissà. Tipo grande... è legale questa cosa? Cioè, erano consensi, lo sapevano? Secondo me no. Mezzo e mezzo, sono quelle cose che da capire. Dipende un po' da se c'hai l'avvocato bravo, sì, se no. Dipende dal punto di vista. E niente, li chiudiamo in casa con la scusa del Covid. Diciamo, ragazzi, c'è il Covid, voi dove andate? Dove non vi potete prendere il Covid. Anche quando andavano a Napoli, che era a casa loro, li abbiamo chiusi in un appartamento a Napoli, e gli facevamo la spesa e li nutrivamo come le fassone svizzere, e gli davamo le medicine se stavano male. E poi in realtà mi sentivo in colpa, e quindi io gli regalavo, questo, il visore della PlayStation, gli regalavo, immagina, delle cose per cercare immagina chiuso in casa con una PlayStation e dovevamo giocare a golf, perché poi a FIFA non si poteva giocare con Luigi, quindi dovevamo giocare a golf. Nemmeno ad NBA, ti ricordi NBA? Ma nemmeno NBA. Perché Luigi qui è proprio un pro player, Luigi, allora. Sì. Ma non è vero, ma non è vero. Tipo, sì, è bravissimo. A Madrid, lui si prendeva squadrette Serie B, tipo così, e noi mortificati. No, è fortissimo, anche se fa il modesto. Quindi io provavo a intrattenerli, ma perché mi sentivo un pochino in colpa, ma manco troppo.
Marco, ma in compenso è nata questa fratellanza che vedi, è meglio. Infatti sì. Come l'avete vissuto questo periodo? Questa è una cosa, è veramente una cosa alla Kubrick, che faceva quelle cose, anche Hitchcock che metteva l'attrice dentro la gabbia con gli uccelli, no? Un po' siamo lì. Hai capito, Sidney? Beh no, vabbè, per noi con la bugia. Scherzando. Era mentendo in realtà. Quella cosa bella è che non c'è. Cioè, però posso dire Kubrick cosa, glielo diceva, cioè, facciamo questa cosa, allora noi l'abbiamo fatto con l'inganno, quindi anche peggio. Sì, posso dire con piacere. Ho conosciuto due persone veramente fantastiche e io mi sono trovato benissimo. Che non sono loro due. Sono i bambini. Volevo parlare di questi due miei amici. Volevo parlare di questi miei due amici. Esatto. Che poi, no, però, che poi devo dire che una delle nostre vicine era Liliana Segre. Ah sì, vabbè, perché stavo in una zona di Roma clamorosa, tra l'altro. Con tutti lì a Flaminio, in zona stupenda, certo. Che non stiamo qua a dirvi. Insomma. Vabbè, almeno li hai messi in un bel posto, almeno non potete lamentare. Questi posti, no, poi ovviamente... Non ci possiamo lamentare. Il trattamento è uguale per tutti gli attori qua, quindi non è che si fa discriminazione. Loro stanno in una casa bellissima, cioè si vede una roba fighetta, cioè... Di quelle, ovviamente, inaccessibile a chiunque, quella zona là... Infatti io dicevo, ragazzi, non è che se vi trasferite a Roma vi prendete mai qua, perché allora c'è tutto, dicevo, ragazzi, Roma è stupenda, no, non è proprio ribilanciamo, non è proprio così, non è esattamente questa Roma. Si vede proprio questa l'armonia, ma si vede che vi siete un sacco divertiti sul set, quindi voglio sapere da Giuseppe, Emanuele e Luigi come è stato, uno, mettervi nei panni di questi personaggi, di questi tre fratelli, e due, lavorare con Sidney, lavorare su questo film, poi che è anche un andare indietro nel tempo, quindi magari c'è anche un po' quella difficoltà della sospensione della realtà, no? Che è un mondo completamente diverso da quello che viviamo oggi. Purtroppo, faccio iniziare Giuseppe. Me l'hanno detto che tu sei uno che ti piacciono gli anni 80. Lo sanno tutti. Ma a me ormai mi è stata affibbiata, capito? La cosa del nostalgico. Niente, vabbè, ci convivo con questa cosa. Ci convivo benissimo. Possiamo pure dire che effettivamente sei stato tra quelli che hanno avuto più difficoltà a collegarsi. È normale, Giuseppe. Vedi, sono beh, quindi quello che dico, questa è testimonianza del fatto che è vero, cioè nel senso io non appartengo a questa epoca, io ho bisogno delle cassette, delle cartoline, della vabbè, non ci dilunghiamo. Giuseppe, vabbè, con... ma dietro, sì. Dietro di te, ma che è una credenza o un armadio? Ci sto pensando... perché sembra sia una cucina che questo è il letto tuo? No, il mio letto è sopra. Vabbè, non vogliamo sapere. Non vabbè, scusami, per te, no, vai. Sì, no, comunque volevo dire che il lavorare, no, vabbè, mo sembra, però secondo me, capite, parlare davanti al Sidney lo dovremmo cacciare, perché dire davanti al Sidney che è stato bellissimo lavorare con lui sembra quasi scontato, capito? Comunque io quello che mi sento di dire è che è stata, io credo che se, io dico sempre a tutti, non mi poteva in realtà capitare forse una prima volta bella di questa, e ringraziando Dio che è stata mixed by Harry e Sidney Sibilia, il primo regista con cui ho lavorato, grazie a questa cosa sono sicuro che siccome è la prima esperienza, appunto la porterò per sempre con me nel cuore, capito? Sarà la prima volta, capito? Quindi è un qualche cosa che non si può spiegare. Sidney sul set era ma sul set e fuori, ed è questa la grandezza, secondo me. Sul set, lavorativamente parlando, era geniale, e poi era vestito di un entusiasmo che ti tramandava, e così, ti entrava dentro proprio, e ci ha aiutato un sacco questa cosa. Senza mai metterci in difficoltà, ma proprio è stato un viaggio meraviglioso. Al di fuori, uguale, al di fuori, identico, cioè nel senso era piacevole allo stesso modo proprio, capite? Essere ancora oggi, essere in compagnia di Sidney, perché pure umanamente è una persona spettacolare, un fratello maggiore a tutti gli effetti, una persona... Io mi sto imbarazzando a dire queste cose perché Sidney... Vabbè. Però dai, un fratello maggiore, non un padre, perché un padre effettivamente... No, ragazzi...
non ho detto padre per non metterlo in a parte che non potrebbe essere padre. Dai, ho quanti anni ci abbiamo, non abbiamo la differenza impossibile, no, 20 milioni o 25, quindi non si può fare, dai, per me, va bene dai, basta cose, mi imbarazzo, ditele voi. Io mi imbarazzo a dire queste cose, però si dicono dietro le spalle, ragazzi. Esatto. No, ma poi in casa non diceva queste cose, diceva tutto, capito, infatti. Noi sappiamo, quindi ne parlavo malissimo. Cioè, non possiamo dire, però. Non è che cagazzo. Non vedi l'ora di andare su set, sai, cioè, Maronna, Sidney, vedi. Maronna, chi sta sul principale, certo. Io mi immagino il set così, tutto il tempo così, esatto, me lo stavi dicendo, sempre così, insomma. E deve essere stato facile riuscire a portare a termine. Quanti anni ci avete messo a fare Mixed by Air? No, sto scherzando. Però è bello l'entusiasmo. Però, lungo è stata lunga e in giro, perché poi siamo stati... Vabbè, Milano, Napoli... Roma, no, Milano no. Milano, Roma è ricostruita? Sì, perché ma dai. Purtroppo, ma perché purtroppo Milano è tutta contaminata, certo. Quindi avremmo dovuto rifare comunque tutto e l'abbiamo fatta a Roma. E alcuni interni sono a Roma, e Sanremo è a Sanremo. E... Ah, giusto, Sanremo c'è. Beh. E poi c'è tanta Napoli. Ah, il carcere a Perugia, cioè comunque era un bel baraccone itinerante, e poi c'è Hong Kong, che pure quella non è stata, se pure l'abbiamo fatta quanti giorni dopo la fine del set, ma tipo una decina. Sì, più o meno, sì. Un paio di settimane dopo, credo. Un paio di settimane dopo. Non ho capito, ma Hong Kong eravate veramente, no, era ricostruito. È mezzo ricostruito. No, abbiamo valutato anche Hong Kong. E il problema è che abbiamo valutato Hong Kong vera, non si può fare, ma dai, no, ma non per altro, perché io ero andato pure senti questo, no, Hong Kong non si può fare, è troppo futuristica, no? Quindi, okay. Poi devi fare un'inquadratura a Hong Kong, cioè comunque non vale la pena. Ma già avevo fatto una cosa simile, perché già mi era capitato. Allora facciamo un'inquadratura. Ci sei, proviamo ad andare a Hong Kong. Hong Kong è troppo moderna. Allora ho visto una serie su Netflix che è bellissima, tra l'altro, che vi consiglio, The Serpent. L'hai vista? Ah sì, ho capito, sì, ho capito. No, vedila, è stupenda. E là hanno fatto Hong Kong negli anni 70 e l'hanno fatta a Bangkok, che è lo stesso punto dove ho girato Smetto 2, proprio quella strada là. E allora ho detto, ma cazzo, che faccio? Mo' ritorno là a fare, sembro pazzo, capito? Che ogni volta che c'è da fare l'Asia, torno là dove mi conoscono, dicono, questa è tornato Sibizia. E quindi non si poteva fare, e in più c'è il problema delle comparse, perché le comparse devono essere tutte comparse, mentre quando andammo con Smetto 2 là in Thailandia, inquadravamo senza chiunque, e qui non si può fare perché sono tutti la mascherina, e quindi questa cosa un po' l'abbiamo fatta al Villaggio Olimpico a Roma. Ok, vero che Smetto, cioè quella scena era con Morelli? Con Bonini. Ah, con Bonini, è vero, giusto. Sì, era con Bonini, sì. lì in Thailandia, ed era esattamente quando hanno fatto Hong Kong a The Serpent, proprio quella strada, era la strada. Sì, perché è la strada più famosa dove girano sempre lì a Bangkok. Certo, ok. Ma io copiato, ero convinta... Non lo sapevo. No, non è che mi hanno copiato, i posti sono sempre stessi. Perché... No, il mercato abbiamo girato solo noi, perché quella era una scena che loro entravano in un posto, ma in realtà non entravano da nessuna parte, poi stacco c'era il mercato, e il mercato era un vero mercato, tra l'altro aperto. Quindi cioè, mentre c'era gente che comprava la cicoria, e noi che intanto facciamo a botte lì in penale, non credo ci sia la cicoria, cose che si comprano da quelle parti. Quindi con questi fratelli Frattasio ci avete parlato, avete un po', vi siete fatti raccontare, perché poi è bellissima la scena, cioè c'è il, insomma, loro compaiono, fanno questa comparsata veloce poi all'interno del film, che è molto simpatica. Fanno la pubblica accusa. È la pubblica accusa, esatto. Si accusano in qualche modo, si accusano qualche DM. Sì, abbiamo fatto, in realtà loro si sono incontrati a Napoli, perché avevamo fatto una call prima, e
diciamo, ho filtrato un po' io il personaggio, e non volevo che si beccassero troppo presto, perché la costruzione ovviamente è una costruzione fatta rispetto alla sceneggiatura e cioè rispetto ai racconti loro, quindi abbiamo scritto come erano i Frattasio e ne abbiamo lavorato a parte. Poi si sono incontrati, insomma, lì a Napoli, perché loro venivano spesso sul set, Enrico veniva e ogni volta mi scrive, ce l'ho da qualche parte, sulla sceneggiatura una canzone da usare come colonna sonora di quella scena. Ne ho tipo 60 canzoni, costo le canzoni 8 milioni di euro. Sì, in infatti, perché ci dimentichiamo qualcuno... questo piccolo dettaglio, che nei film si pagano le canzoni. Si pagano, sì. No, poi per carità, qualcuno l'ho pure messa, che ovviamente lui è preparatissimo. Però erano, cioè, 50-70, ma poi dicevo, guarda, c'è proprio il tempo materiale, 3 ore di canzoni, hanno detto, più dura di meno. Cioè, vabbè, ma tu mettile. Non si può. Quindi com'è andata per voi tre, quando vi siete quel poco confrontati, insomma, con i Frattasio? Quanto poi c'è anche un po' di finzione, ovviamente, quanto di sogno, perché voi siete la cosa bella, come dice il personaggio di Emanuele, Angelo, a un certo punto la scena bellissima, insomma, di fuochi d'artificio, chiamiamola in questo modo, che ho riso veramente tantissimo, che voi sembrate un po' ingenui, un po' così scesi dalle nuvole, poi però effettivamente... Però non sempre. Non se, avete, non se. Hanno messo su un business, quindi anche loro ce l'avevano questa cosa di essere un pochino svampiti, ecco. Nel senso. Esatto, sì e no. Dipendeva dalla situazione. Sapevano fare entrambe le cose. Diciamo che sapevano quando si poteva essere svampiti e quando invece c'era la necessità di non esserlo. Per cui, no, vabbè, quello che mi ha sicuramente colpito più di tutto... impatto era proprio l'unione di tutti e tre, che se tu li vedessi oggi, Gabriele, sono una cosa incredibile, cioè veramente sembrano ancora come se abitassero insieme, non si fossero mai lasciati, sai, una cosa bellissima. E poi vabbè, ci raccontavano tanti aneddoti, tante storie che ovviamente non conoscevamo, quindi è stato divertentissimo sicuramente. E quindi Luigi c'ha la maledizione del collegamento. Cioè, una persona deve sempre capitare. No, lui ce l'ha di suo proprio. Ma tu, io lo chiamo, no? E parliamo benissimo. Poi siamo andati tipo in radio e facciamo a volte il collegamento. Sì. Non prende. È una cosa incredibile. Ma fino al minuto prima, poi lo richiamo, faccio Luigi, ma non prende. Cioè, sono sempre stato qua. Appena c'è qualcosa di lui, è una cosa proprio sua, è una caratteristica di Luigi Doriano che, insomma... una peculiarità. Mi porto dietro. Dietro. Allora, io mi collego a una domanda che hanno fatto in chat. C'era Gio Russo che diceva: bravissimi tutti quanti, stupendo domanda. Ma Luigi, si è ispirato a Troisi per la recitazione? Quindi, oltre se rispondi anche a questa domanda, ma volevo farla a tutte e tre in realtà, perché in tutte e tre c'è tanto di quella vecchia comicità napoletana che ricorda anche un po', a parte viene citato Edoardo De Filippo, che ricorda il teatro De Filippo, ma anche un po' quel botta e risposta, no? Che c'era fra Totò e Peppino, per esempio. Cioè, avete un po' ripreso quello che era il mood anche, no? della vecchia Napoli, come si facevano prima i film a Napoli, insomma, anche anni 60, anni 70. È ispirato nel senso che è molto difficile da dire, perché credo che qualsiasi persona veda un napoletano impacciato, subito gli viene in mente Troisi, anche Ricci, quindi a maggior ragione era effettivamente riconducibile a lui. Però credo che sia, per quanto io sia fanatico, nel senso che Metro Ghisi è il più grande e non si discute, però non l'ho imitato, cioè nel senso non ho cercato di fare un'imitazione di Troisi, quanto in realtà mi sono concentrato su quello che Enrico poteva provare, non ho cercato, sai, di fare questo ragionamento in base a come avrebbe fatto Massimo Troisi, ovviamente. Per cui è un ni. Ok, beh, giusto, ci sta anche perché sennò poi i paragoni diventano sempre un po', sono positivi da una parte, ma poi diventano pericolosi, secondo me, dall'altra. Esatto. È molto facile ciappare questo. Però degli della maglia, no? Ah, vabbè, sì, riferimento al maglione, certo, mi sono fregato, non so se ci ha fatto caso tu, Gabriele. Al maglione quale? No, mi sa di no. Quello color senape con le righe rosse.
quando stavamo che c'erano i duplicatori, sì, Digita, scusa, Digita, scusate il ritardo, maglione. Scusate, è una gag. Quel film là si basa su, in realtà, tutta questa cosa. Sì, sì. E noi l'abbiamo fatto uguale. Ma ah, che bravo, volevo dire una cosa. Mi fate un primo piano, un secondo? Certo. Arriva subito. Guarda, allora, ma come? Clippate questa cosa. Sì, clippate questa cosa che è importantissima. Non andate via dopo i titoli di coda. Ah, bravo. Bravo. Dopo i titoli di coda non andate off topic, via. Off topic. Andate via dopo. Ha ragione, ma perché un sacco di persone se ne vanno. Bravo. Quindi pure io sono andata a vederlo la seconda volta e cioè la gente si è fatto no, aspettate, state seduti. Questa cosa bisogna scriverla. Dovete no, ma la non si va... No, ma non si va mai. Via, a prescindere da se c'è una scena o no, io dico da, si guardano. Sì, lo so, sì, no, io sono d'accordo con te, ma la maggior parte delle persone se ne vanno durante i titoli di coda. Però secondo me se c'è una scena comunque, ed è un peccato perché quella è una scena divertentissima, secondo me c'è qualcuno che ha detto, vabbè dai, era scontato. Non era così scontato, cioè che la talpa potrebbe poteva essere più semplice, sì, però non era così scontato secondo me. Ed era no, se sentivi... Se sentivi le cassette era scontato. Se sentivi le cassette. Cioè, era una cosa, c'erano pure gli applausi, io me le ricordo, capito? Vabbè, cioè, era ovvio. La cosa per che chi faceva lo ridere, sapeva, vabbè, ma per era, chi la non cosa lo che fa ridere che la polizia, no? Aveva messo su un baraccone enorme, ma no, non si era presa la briga di sentire la cassetta. Perché se sentivi la cassetta era ovvio. Però, capito, per come vanno le cose, quindi... La spiegazione più semplice è quella a cui pensi. Certo, sì. Però andrebbe scritto, ha ragione Emanuele, non vi alzate, però secondo me andrebbe scritto prima dei film. È un peccato, perché qua è una scena bellissima. Poi posso dire, Cristiana Dell'Anna in un ruolo non diverso da quelli che fa generalmente. A me è piaciuta molto questa mamma, anche lei è un po' fintamente svampita come figli, poi... È una cosa di famiglia proprio, cioè. Esatto, che però aiuta tantissimo. Insomma. Noi siamo quelle persone buone che però non vanno disturbate, capito? Non fateci diventare cattivi. La Cristiana ha fatto una versione del personaggio più dolce rispetto a come l'avevamo pensata con immaginata. Armando. Sì, era più una mamma, che ne so, c'è la scena in cui gli toglie il piatto a loro, no? E lui dice, non c'ho fame. E diceva, ma non c'ho fame, vabbè, ti tolgo il piatto. Non mangi, tolgo il piatto. Invece lei diceva, ma secondo me, prima di toglierglielo, devo proporre delle alternative di menù. E ho detto, in che senso? E quindi lei cercava sempre di dare una dolcezza, creare una madre, diciamo, più classica, ma anche più carina, perché non ti preparo un'altra cosa, non ti sciupare, certo. Anche un'attenzione che effettivamente a cui non avevo pensato, sempre alla linea, al contrario però, no? In cui essere magri non è un valore, anzi, e quindi questa cosa ce l'ha messa lei, esatto. Lei è quella che diciamo ha preso il personaggio e l'ha umanizzato, infatti sono... E l'ha plasmato. Poi una cosa molto bella dell'armonia, no? della famiglia in generale, anche insomma appunto con la mamma e il papà, è proprio questa distinzione che c'è fra l'essere buoni e l'essere cattivi, che però non cioè tra le cose buone e le cose cattive, che non coincide con le cose legali e con le cose illegali, perché per esempio anche tutta l'onestà, no? È importante che in casa Frattasio non manchi il piatto a cena e l'onestà, poi però fin da bambini stilavano il tè per venderlo a Piazza Garibaldi, insomma. In realtà eravamo ragazzi, stiamo vendendo una bibita, sì. Sembra una bibita era. No, ma beh, poi il nostro padre ci diceva aiutaci, che fai? Non aiuta il papà, lo aiuto. C'è ragione. Nella realtà vendevano anche, cioè c'erano due tipi di, c'era il whisky il whisky falso e il whisky semifalso. A quelli del quartiere lui vendeva il whisky semifalso. C'era, perché dato quelli del quartiere il whisky vero non l'avevo mai provato, quindi lui diciamo c'aveva l'originale pure lui. E c'è sempre, che era una cosa, una delle prime cose che ci piaceva, poi nel film
è molto complessa da raccontare, cioè nelle varie le cose che poi non sono entrate nel film, è il fatto che tu quando truffi qualcuno tendenzialmente truffi sempre una persona in malafede, cioè uno veramente onesto, quando gli dici questo perché costa così poco, perché è caduto al cane, dice, no, attenzione, però questo va bene nel mercato onesto. E invece loro vogliono approfittarne, quindi è sempre quello, capito? Quindi, e c'è l'emblema di tutto questo, è la truffa del Rolex e del Montgomery, che in una vecchia versione della sceneggiatura però era complicatissima da raccontare, che è la seguente. Arriva una persona, c'è una bancarella con scritto Montgomery 300.000 lire, no? La stessa bancarella c'ha anche Rolex 700.000 certo. lire. Ok, sulla stessa cosa. E diciamo, stiamo parlando di cose tutte falsissime. E a un certo punto tu devi convincere il malcapitato a provarsi il cappotto. Quindi loro gli mettevano il cappotto, dicevano, provate, no, ma non mi serve, non mi serve, dice sempre il cliente. Si mette il cappotto, tu ti metti il cappotto, nonostante è un cappotto studiato perché al primo... Al primo indossaggio è molto comodo, ma soprattutto la prima cosa che fai è metti le mani in tasca e il cliente scopre che in tasca qualcuno si è dimenticato un Rolex, lui vede che costa 700.000 lire e ti comincia ad interessare il cappotto e cominci a trattare per il cappotto, capito? Perché dici cazzo, c'ho un Rolex dentro, mi faccio un sacco di soldi. E quindi insomma, poi alla fine era falso tutti e due, tutti copri certo. Dove c'è Rolex ed è tutto falso. Beh. Questa cosa l'ho provato a mettere, è impossibile da raccontare, ci ho provato in tutti i modi con Armando, ma questa come si racconta? Troppo lunga e quindi non l'abbiamo messa. E nel film poi c'era già il tè. C'era già, no, certo. Però già quello è super divertente, insomma. Poi con un, lo dicevamo insomma quando ci siamo sentiti qualche giorno fa, con un altro fan prodigio napoletano in realtà, che è incredibile, cioè lui ha sempre la stessa faccia, Armando Paluzzi, cioè non è normale questa cosa. Tu dici Adriano, dici. Adriano ha sempre cioè da quando con Paolo Villaggio praticamente, che ha sempre quel visino. Sì, poi lui ha fatto una serie famosissima. Ah sì, certo, oddio, mi dimentico sempre il nome. Amico mio si chiamava. Amico no, mio, no, c'è rotto papà, no. Un altro ancora. Un altro ancora quello. Allora, tu considera che a un certo punto lui fa il film di Lina Vermeule. Certo. È cosa, io speriamo che me la cavo. Io speriamo che me la cava quello con Villaggio. Poi fa, esatto, che è Lina Vermeule, lui fa un film molto alto. Poi ne fa quello, c'è rotto papà, credo, che c'era pure Elio. Sì, e... vero. Che non lo ricordavo lui. Fatto. E poi fa una cosa che è praticamente la una serie, una fiction, Amico mio si chiamava, che all'epoca si chiamava due fiction, non si chiama manco fiction, ma forse ancora sceneggiato, e lui diventa famosissimo, cioè lui è il nostro Macaulay Culkin, ma anche il bambino del sesto senso, ma tutta la serie. Sì. E questi fanno tutti una fine terribile. E lui no, quindi lui fa ancora l'attore, è il bambino prodigio che il mondo ci invidia. E lo fa benissimo, tra l'altro, la scena quando fa il nonno particolarmente giovane, insomma. Sì, perché volevamo raccontare che lì non è che aspetti tanto per fare i figli. Eh beh, no, ovvio, assolutamente, anzi. Beh, anche questo, vabbè, prima Giuseppe lo diceva, in generale, poi proprio immergersi in un altro mondo completamente diverso dal nostro, un mondo non digitalizzato, un mondo dove c'era proprio l'arte dell'arrangiarsi in tutti i sensi, poi, no? Ogni giorno era un giorno in cui ti inventavi qualcosa di nuovo. Sei stati molto bravi a renderlo, anche questo. Grazie. Beh. Grazie. Non può essere. Ma pare brutto a dire sì, è vero. Ma avete avuto qua, adesso vi leggo pure qualche domanda in chat, ce n'è una molto, molto interessante. Avete avuto qualche consiglio anche dai genitori su come loro avevano vissuto in quegli anni l'adolescenza? Oddio, forse i vostri genitori erano adolescenti, penso, in quel periodo. Sì. Forse? Sì. Ma forse non proprio consigli, però almeno parlo per me, mi raccontavano
proprio il mondo di Mix and Bayeri, no? Come l'hanno vissuto, cos'era Mix and Bayeri per loro. E un po' tramite questo ci siamo anche interessati ancora di più a questa storia. Alla storia. E poi abbiamo scoperto un mondo, no? Dietro Mix and Bayeri c'è un mondo. Madonna, sì, infatti, incredibile, che oggi ovviamente verrebbe estremamente condannato, giustamente anche, infatti lo dicevamo prima, la battuta facile con il film Mixed by Harry, rigorosamente in streaming, no? Io ammetto di aver smesso, che non c'entro nulla, quando ho fatto il video su TikTok è andato molto bene, ho smesso di rispondere dopo il primo commento. Ma io sono vittima ogni volta delle stesse battute. Io ero appena uscito dalla cosa, smetti quando vuoi, e adesso mi fanno, il film lo piratiamo. Vi prego, ragazzi, non mi fanno così. Le foto di smetti quando vuoi me la sono persa. Aspetto quando voglio, mi fanno dei giochi di parole, diciamo, di dubbio gusto. Con genuinità. Sì, certo, ma c'è. Fan di una certa età, a volte. E poi c'è adesso questa cosa del pirata che dobbiamo piratare il film. In realtà oggi è esattamente l'opposto, oggi la musica è tutta gratis. Esatto, quindi è diverso il discorso. Oggi quello che fa Enrico era l'algoritmo di Spotify, lui in coda alla cassetta ti metteva le canzoni che ti piacevano, lo fa Spotify. Oggi si dà per scontato che la musica è una cosa che ci abbiamo tutti gratis, invece è stato un periodo storico in cui la pagavi, io stesso mi compravo i CD e le cassette, avevo quelle Mix and Bayeri, ero piccolo piccolo, poi mi compravo i CD, quindi c'era un budget mensile dedicato alla musica, capito? E invece adesso c'hai tutto quello che vuoi. E quindi tutto qua. Poi oggi la pirateria è solo tipo rubare dei codici per vedere le cose gratis, però certo, è tutto un po' cambiato. No, certo, ovvio. Anzi, se ci pensi, Mixed by Harry ha anticipato l'algoritmo, che adesso siamo tutti ossessionati dall'algoritmo, però Enrico Frattasio ha letteralmente anticipato l'algoritmo, no? Se ti piace la new wave, se ti piace la new romantic, ti piace la new wave. Delle cose più fighe, cioè pensa che era tutto umano, no? Adesso è tutto appannaggio di un computer, una roba, di una formula che ti dice queste cose. I film te li potrebbero scrivere i computer, no? Ora Boris faceva la battuta anni fa con A Milano il robottino messo nel ripostiglio, ma adesso con l'intelligenza artificiale le cose che si possono fare sono spaventose, non sempre in senso positivo. E quindi ragazzi, la prossima sceneggiatura ve la scrive il computer, va bene? Capito? Chat GPT. Ve la scrive tutta in napoletano, proprio scritta noi stretto. Esatto. Però comunque se ci pensi è fighissimo la correlazione che c'è tra Enrico e la Silicon Valley e Forcella. La musica è, a parte questa cosa dell'algoritmo, la musica ha avuto, diciamo, due grosse cadute dell'industria, al di là di poi quella definitiva. La prima con Enrico Frattasio e i suoi fratelli a Forcella, la seconda con Sean Parker lì a San Francisco, in cui con Napster crolla il mercato discografico per una seconda volta per sempre. Ed è interessante questo, anche l'algoritmo, prima l'ha fatto Enrico, doveva lasciare nella Silicon Valley. Mi pare evidente che sia nato nel posto sbagliato. Certo. Adesso era lì ed era tipo un miliardario che acquisiva startup. C'è un po' quella differenza dei soldi, che tra l'altro poi appunto si è trovato con il cambio lira-euro. Ma quella è una cosa vera? È una cosa che ti sembra... Il cambio lira-euro? Credibile? Ti assicuro che a un certo punto, no, questo è vero, a un certo punto le lire sono scomparse e le hanno sostituite con gli euro, una cosa, se posso dire, assurda, capito? No, è vero che loro ci hanno avuto, sono stati lì a cavallo. Va bene, allora vi faccio una domanda che possono rispondere anche i ragazzi da parte del pubblico, dei giovani qui. Domanda forse scorretta e ampiamente discussa. Come vi ponete voi, soprattutto tu, Sidney, di fronte all'accusa di aver fatto un film che giustifica la pirateria? Che secondo me, rispondo poi, andate voi,
è la dimostrazione che le persone leggono solo quello che vogliono, cioè nei film, nelle storie in generale, quindi. Che financo promuove. Noi, quando io abbiamo fatto le prime letture, dicevo, ragazzi, dobbiamo fare un film che deve, diciamo in qualche modo, dobbiamo fare un film, però pirateria, ma financo, io, come ho detto, raga? Era finale, non ho detto ragazzi, ma che cazzo, mica a parte io sono vittima di pirateria, quindi sono a parte lì. Io sono stato piratato varie volte nella mia vita e adesso diciamo quella parte lì è un po' mica, anzi quelli vanno pure in carcere, comincia col carcere, con anzi era proprio bello questo, no? Che tu non prendi proprio le parti di un della persona, sì. Io non prendo mai le parti, non sono, cioè è bello che sono eroi e antieroi, questo è un po' più o meno in tutti i miei film. Comunque io a questa domanda sono abituato, anche quella delle Smart Drugs, premevo le parti financo, le promuovevo anche della droga, io ho promosso le droghe. Isole illegali, l'occupazione pirateria. A me la Clementoni non mi sono troppo diseducativo, non mi chiamerà mai per fare. Cioè è una cosa incredibile. Eppure ho mandato il curriculum, ho detto, facciamo cose insieme. La Clementoni ha detto: no, ragazzi, tu sei diseducativo. Questo punto è una cosa. Fare i conti. Niente film con la Disney per Sidney Sibilia, in sostanza. Niente da fare. Con la Disney, quella. No, però ho fatto, cioè, anzi, mi piacerebbe quella. Fare un eroe scorretto, mi piacerebbe. No, con la Disney, sì. Sì, stavamo no, con le cose diseducative. Ovviamente. Con le cose da... Le diciamo, quindi praticamente adesso sappiamo che Giuseppe, Luigi ed Emanuele hanno un traffico, no, di film. Siete voi che state spacciando il mix. No, ma in diretta queste cose in diretta no. Live off record, ora che stacchiamo. Dietro le quinte lo possiamo dire, qua no. Esatto. I nostri volti, subito c'è una pia fine a casa. Ma il bagno di folla come sta andando? Il bagno di folla, perché vedo cinema pieni, un sacco di incontri. È bello. I ragazzi purtroppo sono nati nel periodo sbagliato. Questi qua, tu li vedi così, ma questi facevano la copertina di Cioè qualche anno fa. Io sono testimone oculare di delle groupies che c'hanno sti ragazzi qua. E ieri eravamo, era ieri che eravamo a Nola? Sì. Era ieri, ho perso la cognizione del tempo. Ieri era Manola, Emanuele c'ha, diciamo, una dei fan, si può dire, ma non è più age, di una certa età. Ah, sì. Vabbè, no, la detta sua. Dillo, Emanuele, dillo, senza problemi. No, le vecchie sono spagnole. Specialmente con me, perché sei il fratello più piccolo, perciò fai più tenerezza. Sì, anche il nipote, in certi casi. Ed è la mentre gli altri hanno un successo, diciamo, più. Vedi, infatti su questo successo Luigi è collassato. Luigi lo so. mi hanno chiamato, quindi un attimo staccato. Ma perché sto telefono è diventato bollente, ragazzi. Incredibile. Quindi è un piacere fare i bagni di folla. Noi domani siamo... Dove siamo domani? Domani siamo in un cinema a Roma. A Lux. Ah, a Lux. Domani siamo a Lux e poi facciamo un tour a Roma, perché non l'avevamo ancora fatto. Poi facciamo andremo al Giulio Cesare. Mm-hmm. Sì, e al Barberini. Peppe ricorda tutto, cioè già me al Barberini. No, c'è pure, no, gli orari. Peppe ha detto stampa. Alle 22:30. Bravo. Però facciamo proprio, perché noi di solito andiamo con uno spettacolino. Sembriamo dei comici da fiera, cioè arriviamo il nostro spettacolino e addirittura adesso lo evolviamo, perché rispondiamo alle domande. Di solito
noi arriviamo, diciamo delle robe e poi parte il film, no? Andiamo via. E invece adesso arriviamo, facciamo delle robe, parte il film, o forse non le facciamo le robe, ma sicuramente in coda, no, forse no, esatto, rispondiamo a tutte. E quindi facciamo più lo spettacolo preparato che col terrore, dopo per introdurre, capito, le domande. No, e dopo ci saranno le domande, quindi chiunque, esatto, vuole, se volete venire in questi giorni stiamo in giro e sì, dopo rispondiamo alle domande sul film, insomma, no, facciamo due risate, le curiosità e live unplugged. Mi piace. Facciamo lo spettacolo unplugged, comunque il nostro tour che sta andando verso la fine, che non ce la facciamo più. Cioè, ieri ero a Nola. Ma qua avete appena cominciato, una settimana fa. È tipo Interstellar. Quanti anni hai? Sei a 20 anni, come te? È tipo Interstellar. Per voi sono 3 stancati. Cioè, tu per noi è tipo un anno. Ogni sala sono 20 scalini che tu devi scendere per poi salire. 20 a salire, poi. 20 a salire. Senza salire, cioè, capito? È fisicamente provante. Fisicamente provante. Bene, beh, ho notato, vedi, questa cosa che dicevo prima, ho notato che te li sei scelti giovani fuori ma vecchi dentro, perfetto per gli anni 80, cioè sono proprio quest'anni. Forse Luigi... è questo, attivo, beh, è quello, per quello l'ho scelto. Le, le MILF sono le mamme, le GILD, com'è che si chiamano? Non mi viene in inglese la, vabbè, le GILD, no, basta. Ragazzi, ha abbassato la conversazione. Ragazzi, puri, ho abbassato la conversazione. Così me li inquini, così me li inquini. Cioè, c'hanno una purezza sti ragazzi, tu me di queste cose, me li traumatizzi, ti prego, cerchiamo di tenere la conversazione su temi, no, alti. Più alti. Va bene, no, dai, su questo vi lascio andare, che insomma vi ho spremuto, abbiamo riso abbastanza. Però l'importante è che, a parte che in chat l'hanno già visto tutti quanti il film, l'importante è andarlo a rivedere il film. Io comunque l'ho già visto 2 volte, quindi sono pure pronto. Vabbè, a te non ti possiamo dire. Ora posso comincio ad anticipare le battute, cioè comincio a diventare lo spettatore molesto. Ora arriva. Esatto, a quello di fianco. Non si distragga adesso, che sta per succedere la cosa. Non dico niente. Guarda, accosta quella battuta che ha detto prima, perché dopo ritorna una cosa, ma io non la conosco, mi scusi. Esatto, sì, condividere, sì, con lei. Vabbè, no, grazie, no. Gabriele. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Noi ci vediamo in giro, se state in giro a Roma, veniteci a trovare. Io torno ad allenarmi. Bravo. Emanuele scappa, che c'ha il Napoli Grazie a tutti. Grazie, ciao. A voi. Grazie, ragazzi, grazie mille. Chi è in chat, non ve ne andate, che ora parte un'altra live. Noi ce ne andiamo, arrivano altre persone a parlare di doppiaggio, quindi mi raccomando, restate qua. Ciao. Buona conversazione. Ciao. Ciao.